Allora, mi consenti, partiamo dal tutto, però io ho visto una buona squadra per la verità, per il gioco che c'è nel primo tempo, questa determinazione e aggregazione. Se fosse così più continua, diciamo, anche nei secondi 45 minuti, aspetti specialmente, così se lo scriviamo una mattina perché è veramente stata a tutti, perché secondo me non è stato nessuno. Sì, questo fa parte anche di un processo di crescita che sta avvenendo nel nostro gruppo, anche se bisogna dare atto che c'è un avversario ogni domenica di buona giocatura come lo era il Portoruaro, che poi alla fine non ci sta a perdere, e quindi sotto l'aspetto psicologico non ha più niente da perdere, magari va in avanti con più uomini e ci crede fino alla fine, anche perché è una caratteristica che il Portogallo ha sempre avuto in questo campionato, diverse partite le ha vinte allo scadere, quindi è una squadra che sempre ci crede. Probabilmente, vi stavo vedendo la gara, potevamo gestire meglio certe situazioni di gioco nel secondo tempo, potevamo gestire meglio la palla, le ripartenze dove tanti Scotto e Caccavallo hanno avuto diverse situazioni per poter chiudere prima la partita, poi è normale che riapre la partita su 3-2 e loro ci credono fino alla fine, tu con i denti devi portare a casa la vittoria, però questo è anche un aspetto positivo che la squadra in questo momento sta avendo, soprattutto in casa. Speriamo che i ragazzi abbiano capito che dare un vero valore alle prestazioni che stiamo facendo in casa, bisogna anche farle fuori casa, sperando che questa settimana sia quella buona per portare a casa un risultato importante da Taranto. Ancora un gol preso su punizione, sono saltati, però alla fine. Sono saltati. Cioè, sì, la barriera è saltata, però forse i centimetri non bastavano. Credo che si potesse fare poco sul. Magari prendessimo sempre gol in questa maniera, riconoscendo la bravura agli avversari di chi calcia. È la prima volta che avviene, che dici bravo l'avversario. Sì, è la prima volta che mi succede. Però forse sul secondo gol dovevamo fare qualcosa. Però alla fine grosse sbavature non ne ho viste da parte della squadra. È stata sempre ordinata in campo, compatta. Fino al 95esimo, giocando un buon calcio per credo 60 minuti, che anche i 10 minuti del secondo tempo abbiamo fatto bene. Poi un po' di stanchezza, un po' di crampi nel reparto difensivo, dove avevamo speso tantissimo. Non ci dimentichiamo che come giochiamo noi è un sistema di gioco molto dispendioso, quindi alla fine qualcosa paghi, però fino a questo momento in casa stiamo pagando ben poco. Quindi continuiamo su questa strada. Il Toscano potrebbe essere il corpo di grazia a Mico Caccia. Spero che il Cosenza faccia una buona prestazione, una grande prestazione che gli serve fuori dalle mura amiche. Poi ognuno in casa propria ha i propri problemi, le proprie difficoltà. Noi dobbiamo risolvere le nostre difficoltà, le nostre problematiche per un percorso di crescita che deve avvenire più velocemente possibile. Senti, torno da tutto loro, visto che Antonio gioca bene la palla, sì, continuavo, sapevamo, noi abbiamo letto benissimo la partita domenica, concedendo più un po'. No, ma attacca con 5 esterni. No, attacca con 5 uomini e si diventa con 5 uomini. Quello che dovevamo sfruttare, noi l'abbiamo sfruttato benissimo. Dovevamo sfruttare le fasce laterali dopo che loro con tre centrocampisti non ci riuscivano ad arrivare con i tempi giusti e noi abbiamo sfruttato bene le corsie esterne, sfruttando la qualità di Stefano che pescava sempre Virga e Maggiolini sugli esterni. Loro sono una buona squadra e meritano tutti i punti che hanno in classifica, innanzitutto perché per 6-7 undicesimi in 4-5 anni che giocano insieme. Hanno qualità nel loro organico, hanno movimento, hanno organizzazione che stanno costruendo nei diversi anni che stanno militando in questa categoria. Quindi è una squadra che merita tutti i punti che ha in classifica.
No, un'altra cosa che dico, l'ho sentito domenica che Portogallo è una squadra giovane. No. Guardate le distinte. Ho visto le sono 88 Scozzarella sono 88 Noi abbiamo giocato 86, 87, 89 e 90. Nessuno dice che noi siamo squadra giovane. Gli altri sono squadre giovani. La prima di Scozzarella ti ha detto giustificato quello che hai visto ieri, giustificato che si interessa all'Udinese. 4-5 gare che vedo in Portogallo è sempre uno dei giocatori con più qualità, più intensità, più bravo. Sì. Sì, quando vengono da vivai importanti sono dei giocatori preparati fisicamente. Scattare addosso, scotto! Addosso! Ormai è la parte. Oh, hai pensato, siccome Piove è sempre adesso questa, hai pensato di poter scendere a giocare con la Roma se non ci gioca questo in più fuori casa o non c'è più, cioè questa idea l'hai sfiorata? Dall'inizio, dal primo minuto no, perché credo che perderesti Fiore in qualità, se dovessi fare giocare Fiore uno dei tre centrocampisti laterali perderesti la giocatore chiave, fulcro in mezzo al campo, che va a prendersi la palla dei difensori, che dai tempi di giocata. Credo che a partita in corso, nei momenti di difficoltà come è stato domenica, potrebbe essere una soluzione, non solo 3-5-2, ma anche facendolo giocare dietro la punta, magari risparmiandolo di compiti di difensivi e mettere due centrocampisti. Cioè, con il 3 davanti, come dire io, per avere una maggiore copertura in mezzo al campo, visto che quando poi siamo più lanciati, con i 3 davanti, voglio dire, siamo un po' in difficoltà nelle francese da Bessina Ravenna. Quello che vedevo io, magari con una maggiore copertura in mezzo al campo. Però rinunci ad attaccare, a sviluppare il tuo gioco. Più cioè, dovresti andare là. Dove giocano con un 3-5-2 in casa? No. Ultimamente stanno giocando 4-2. Ora non so se cambierà dopo la sconfitta. Prima ha iniziato 3-5-2, poi 4-3-1-2 con Correa. Adesso Correa non sta giocando 4-4-2. Non so dopo la sconfitta di domenica se cambierà ancora. Quindi è una partita da leggere bene anche questa. Non ci sta sprecando un po' troppo avanti, domenica tanto, due domeniche fa, abbiamo perso per troppe gol. Troppo tanto da sprecare, ed esserci piuttosto come l'anno scorso, creare due palle gol, striminzite e poi soffrire fino alla fine. Io mi sto divertendo, troppo... un po' più di precisione. Vorrei divertire di più con qualche punto di più, però i ragazzi sono contenti di quello che stanno facendo. Sono contenti sicuramente come il resto tutti dei risultati fuori casa, di quello che si crea sono contenti, per come si crea sono contenti. Il primo dopo io dico che Dante, Biancolino, Caccavallo, chi gioca davanti, Scotto, drizzare la mira. Non è drizzare la mira e poi un processo, sono giovani, come ripeto, è un processo di crescita che deve capire un ragazzo di 20 anni, 19 anni che magari trovare la soluzione giusta al momento giusto, nel momento di darla, bisogna nel momento di tirare, bisogna tirare come tirare, invece di fare la rovesciata, Dante per esempio domenica mi ha detto mi sono sbagliato, invece di fare la rovesciata potevo stoppare, a cavallo, questi sono, ma ci possono stare, l'importante è che ci mettono voglia, fame, voglio vedere la fame della squadra, io credo che per fare il salto di qualità bisogna che questa squadra abbia la stessa fame che ha dopo le sconfitte, la deve avere lo stesso dopo la vittoria. Se riesce a avere la stessa fame dopo una vittoria, credo che si potrà fare qualcosa in più. Cioè la stessa fame da avere più dopo una sconfitta? Sì, deve averla dopo una vittoria, così importante come Pescara, con la Ternana, perché domenica è capitato Rimini, Reggiana e Ravenna. Noi venivamo da grandi vittorie, loro da grosse sconfitte. Loro col dente avvelenato, noi un pochettino... Rilassati ma belli, dici se stiamo giocando bene, vinciamo con la Ternana, no, troppo no, bisogna avere la stessa fame dopo una sconfitta.